Mango, eccolo. Allora, Pino, dunque, il tuo viaggio in Sicilia continua ancora, no? Per un altro giorno abbiamo detto, lo diciamo perché domani a Palermo c'è un altro incontro con chi ama la tua musica. Oggi sei stato alla Feltrinelli di Catania, domani alla Feltrinelli di Palermo. Palermo. Sono incontri importanti, no? Per chi fa il tuo mestiere, perché ti servono anche per sentire quello che dicono. Certo, ma come ti dicevo Nell'altro blocco, nell'altro nell'altro blocco, blocco. noi stiamo facendo appunto con l'uscita del disco martedì scorso, stiamo facendo appunto un giro di presentazione proprio del disco, una cosa che si fa da qualche anno, una volta non È esisteva, vero, per però questo da volevo qualche arrivare anno proprio a questa tua invece, ecco, riflessione. Una volta non si faceva, no? no. Si facevano le radio, si facevano Sì, le si facevano le radio, televisioni. c'era il tour radio in effetti e Qualcuno li basta. chiama anche, no? I firmacopie, no? Però è un incontro, Sì. io dico che è un vero e proprio incontro, no? Con chi No, ama la questo è tua proprio un musica. incontro che dura un Esatto. paio d'ore, 2 ore e mezza, Esatto. quindi con interventi da parte del pubblico, poi c'è sempre un moderatore, un giornalista, Sì. qualcuno che riesca a mantenere quindi Certo. questo Contatto, dialogo, questo questo contatto dialogo. con gli altri. E poi noi eseguiamo tre brani, 4 brani, 5, a seconda della situazione, tratti ovviamente Da, dal da, nuovo dal, dal lavoro. lavoro, va bene. E poi comincia anche il tour. Ecco, Sì, noi diciamolo da perché ci luglio seguono in tanti. iniziamo con il tour estivo, andremo avanti fino alla fine di settembre e per poi riprendere probabilmente, sicuramente, nella fase autunnale e invernale con il tour nei teatri. Allora, abbiamo cominciato con un pezzo di Bonocore, adesso per insieme hai scelto un altro brano d'autore particolare, no? Amore che vieni, amore che Che va. vai, eh? Beh, io penso sia uno Fabrizio dei brani De più belli André. di Eh sì, Fabrizio De André, assolutamente. che io ebbi il modo di conoscere all'epoca. Persona, artista straordinario, ma anche personaggio, persona incredibile, capace di trasmetterti tante emozioni, tanta sensibilità, anche solamente così con il dialogo. Quindi una bellissima dimensione. Io ti voglio raccontare una Sì, piccolissima cosa, se mi come no? permetti, proprio su Amore che vieni, Amore che vai. È la seconda volta che mi è capitato questo fatto, devo dire molto, molto bello per certi versi. Io, durante la fase di lavorazione del disco, questi ultimi 2 anni, abbiamo lavorato su tantissimi pezzi, su tante situazioni, addirittura su quasi una cinquantina di canzoni, edite. E più una quindicina invece inedite, quindi Inedite. pensa che lavoro pazzesco. Oh, una notte ho sognato Fabrizio. Bene, quindi Ho sognato c'è stato un Fabrizio segno, c'è De André. stato Sì, ma qualcosa di no, non un particolare. segno, no, niente Ma di l'hai niente. sognato? L'ho sognato. Sì. L'ho preso io poi come Sì, un'indicazione è precisa. chiaro. Ho sognato Fabrizio e stavamo così in un pub, credo, perché non era ben identificato il posto, e stavamo bevendo un buon bicchiere di vino. E all'improvviso, mentre così si chiacchierava, lui mi fa: Pino, ma hai ascoltato Amore che vieni, Amore che vai? Finisce il sogno in quel momento. Mi sveglio, ne parlo con Laura, con mia moglie, e ci mettiamo immediatamente alla ricerca di questo brano da riascoltare. E lì ho scoperto di nuovo la bellezza di questo brano, ovviamente, con questo suo vocione, grosso, enorme, solo voce e chitarra, e poi la bellezza di questo testo, che secondo me è veramente incredibile, fa capire quanto questa persona fosse sì artisticamente, musicalmente valido, ma come fosse anche poeticamente validissimo. E allora lo riascoltiamo anche noi, dall'amore invisibile, accompagnato dalla chitarra da Carlo De Bei, amore che vieni, amore che vai. Mango! Giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai,
giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggì da me tornerai. E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirà, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirà. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vai, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Mango, grazie Pino, per aver scelto anche insieme per promozionare L'amore invisibile con Carlo De Bay. Con Carlo De Bay, dal vivo ad insieme, grazie, L'amore invisibile, Mango, ci vediamo quest'estate e poi ancora. Sicuramente. Pino Mango, ciao.